una cosa molto interessante che riguarda l'armonia è capire con pochi accordi, con pochi elementi, già come dare varietà. Uno fra tanti è usare i rivolti, cambiare i bassi, no? Cambiare gli accordi di posizione. Cosa vuol dire? Per esempio, io adesso, prima di iniziare, stavo suonando qualcosa in la maggiore, no? E poi la nostra cadenza era un 2-5, vuol dire un Si minore, Mi settima, La maggiore. Poi a un certo punto nel mio Si minore ho fatto una cosa del genere. Sono entrato in Mi maggiore, in Mi settima qua, no? Conoscere i rivolti e le posizioni degli accordi ti può aiutare, per esempio, quando tu stai statico su una battuta, no? Per esempio, stai suonando questa cosa qua. Che è un Si minore per una battuta, un Mi settima per una battuta e un La maggiore per due battute. Adesso ho preso il Si, ho fatto un'altra posizione, lo stesso Si, e sono entrato nel mio accordo. Cioè, se cambio posizione, è inevitabile che queste voci, queste note mi suggeriscono la risoluzione dopo. Se io sono in questa posizione di Si minore, entro in questo Mi settima, è un Mi settima con la nona, no? Se io cambio posizione nel mio Si, già mi suggerisce un'altra risoluzione per gli accordi successivi. Quindi questa cosa, oltre a dare varietà all'interno di una battuta che può sembrare statica, cioè, e questo non parlo di aggiungere note, di conoscere una grandissima, tutti gli accordi, avere un grandissimo vocabolario armonico, parlo solo di lo stesso accordo fatto in posizioni diverse, no? Si minore, ho cambio posizione, mi suggerisce questo Mi settima. Questo Mi settima, adesso l'ho fatto con un'attenzione, un'altra posizione, d'accordo. E da qua come vado alla settima? In questo modo. Quindi sono piccole frasi armoniche fatte da pochi elementi e già ti rompono la staticità creando delle piccole frasi che diciamo sono una risposta, facciamo una metafora in superficie, ecco, se uno vuole vocabolario armonico, vuole varietà nel modo di suonare, magari uno ha questa brama di varietà nel proprio modo di esprimersi e va a tuffarsi, va in profondità a cercare cose. La sua ricerca armonica, invece, in superficie ci sono cose molto semplici da utilizzare, per esempio il cambio di posizione. Tutto questo è Si minore, no? Mi settima, La,